Vi invito a prendere posto, iniziamo questo momento e do subito la parola a chi modererà questo incontro, a un giornalista noto al pubblico italiano ma anche a livello internazionale, Marco da Milano. Buongiorno. Buongiorno cancelliera Merkel, buongiorno presidente Santos, buongiorno presidente Gentiloni. La luce è l'essenzialità del messaggio di Francesco di Assisi, l'abbiamo già sentito. La preghiera semplice di Francesco di Assisi recita: fa di me uno strumento della tua pace, dove è disperazione che io porti la speranza, dove sono le tenebre che io porti la luce. In Europa, nel mondo, nel nord e nel sud del mondo ci sono molte tenebre, c'è disperazione, c'è minaccia, c'è assenza di futuro, c'è democrazia tradita, ci sono le tenebre della disunione e ci sono anche molte luci. Ecco, questa mattina ci confrontiamo con voi che siete i leader del mondo, i leader dell'Europa e i giovani che sono il futuro, che sono il segno della luce del futuro, vi faranno alcune domande sui temi che più stanno loro a cuore, cercando di rompere gli schemi, come ha detto la cancelliera Merkel, citando Papa Francesco, nel nome di Francesco di Assisi, che è un uomo del futuro. Do la parola al Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. È un grandissimo piacere per me essere qui, ringrazio il Sacro Convento per questa occasione. Assisi ancora una volta rinnova il suo messaggio universale di pace e lo fa con la possibilità di un incontro tra di voi e il Presidente Santos e la Cancelliera Merkel. La loro presenza insieme è molto simbolica anche di tante cose. In questo momento internazionale difficile. Per me è anche l'occasione per rendere omaggio a due personalità che hanno avuto il Presidente Santos nel 2016 e la Cancelliera Merkel oggi questo riconoscimento della lampada della pace, un riconoscimento importante, un riconoscimento meritato. Liebe Angela, tu sei ormai da più di 10 anni una figura centrale della Unione Europea, oltre che della Germania naturalmente, e io mi ostino a considerare l'Unione Europea uno straordinario fattore di pace nel contesto internazionale attuale. Qualcuno l'ha definita una superpotenza tranquilla e la cancelliera Merkel ha dato prova anche nei momenti più difficili, non solo di contribuire alla condivisione nel nostro continente, nell'Unione, ma anche di saper far prevalere le ragioni dell'umanità sulle paure e sugli egoismi. Penso alle vicende del settembre del 2015 con i grandi flussi migratori che certamente hanno comportato anche un prezzo politico, ma noi italiani credo che forse più di altri capiamo quanto questa scelta di non far prevalere l'egoismo sia importante. Noi apparteniamo tutti a una generazione nata nei primi anni tutti, noi tre, cioè Angela Merkel, il Presidente Santos e io, a una generazione nata nei primi anni 50, quindi nata più o meno quando muoveva i primi passi, veniva concepito il progetto della Unione Europea. Noi ne abbiamo vissuto i frutti, abbiamo avuto il privilegio di
godere della possibilità di pace, di prosperità, tutto sommato, di mobilità tra i popoli, di welfare, di diritti. Dobbiamo difendere questi risultati. Guai a far prevalere l'egoismo, guai a dividere l'Europa, guai a rinunciare agli accordi di pace e di disarmo nucleare. E dobbiamo, credo, rispondere ora ai giovani, e questo sarà l'oggetto del vostro dialogo con il Presidente e con la Cancelliera, dobbiamo rispondere a giovani giustamente esigenti, perché non hanno avuto lo stesso percorso per decenni e decenni di conquiste dell'Unione Europea e chiedono a tutti noi di rispondere alle incertezze del futuro, che forse sono maggiori che nei decenni che abbiamo trascorso. Quindi da Assisi venga l'impegno per la pace, venga la riconciliazione con la natura e con l'ambiente, venga l'impegno per il dialogo tra le religioni, venga l'impegno per il lavoro e per un lavoro di qualità. E concludendo, visto che sono anche per me gli ultimi giorni del mio mandato di Presidente del Consiglio, fatemi di nuovo ringraziare, oltre al Presidente Santos, in modo particolare Angela Merkel per la collaborazione che c'è stata tra i nostri paesi in questo periodo, una collaborazione che io mi auguro possa continuare nell'interesse dei nostri due grandi paesi. Grazie e buon lavoro a tutti. Do la parola al presidente Juan Manuel Santos. Muy buenas tardes a todos. Buongiorno a tutti. Cara cancelliera Merkel, caro primo ministro, signor Gentiloni, vorrei approfittare di questa occasione perché a lei rimangono pochi giorni, a me meno di 3 mesi di governo, però vorrei ringraziarla per il suo appoggio personale, per l'appoggio del suo governo al processo di pace in Colombia e per tutto quello che abbiamo fatto. La voglio ringraziare di cuore. Padre Mauro Gambetti, Enzo Fortunato, grazie per avermi offerto questo invito e offerto questa occasione. Il Cardinale Parolin, grazie per essere qui con noi, autorità ecclesiastiche e civili, amici tutti. Sono molto felice, nonché onorato, di tornare in questo sacro convento di Assisi ad accompagnare il meritato riconoscimento che oggi è stato consegnato ad una donna coraggiosa, una donna che è stata fedele ai suoi principi cristiani e democratici, quale è la cancelliere Angela Merkel. Soltanto un anno e mezzo fa, nel mese di dicembre del 2016, sono stato io a ricevere proprio in questo luogo, con gratitudine e devozione, con umiltà, la lampada della pace, che è stata da allora per me un monito, un memento costante dell'importanza di lavorare per la pace e la riconciliazione nel mio paese e in tutto il mondo. Oggi l'Ordine Francescano, con saggio criterio, ha consegnato questa lampada ad una donna di eccezione, ad una cittadina tedesca che opera con la consapevolezza di essere una cittadina del mondo, una consapevolezza che è nata in lei sin dalla più tenera età grazie all'esempio e agli insegnamenti di suo padre, il pastore Horst Kastner.
Ho letto in una intervista rilasciata dalla cancelliera Merkel le seguenti parole che io sottoscrivo con pieno convincimento. La fede in Dio è la base dalla quale contempliamo la sacra dignità dell'essere umano ed è la base che facilita a noi governanti molte decisioni politiche. Chi segue l'esempio di Cristo, che conosce il modello di vita rappresentato da San Francesco d'Assisi, il più umile tra gli umili, sa con chiarezza che la dignità dell'essere umano è al di sopra di qualunque altra considerazione e sa ugualmente con chiarezza e certezza che il potere deve essere esercitato in questa prospettiva, cercando di aiutare e di creare occasioni e opportunità per i più vulnerabili, i più deboli, con spirito di solidarietà e di altruismo. La cancelliera Merkel ha ben capito questo e l'ha messo in pratica nella vita pubblica con decisioni giuste e non sempre popolari, quali quelle che ha preso per rispondere alla crisi umanitaria di migliaia di migranti che sono stati espulsi o costretti a fuggire dai loro paesi a causa della violenza, del fanatismo e della povertà. Ed è stata anche il baluardo nella difesa dell'eredità di convivenza e di pace proprio dell'Unione Europea. E bene, l'ha riassunto il comitato norvegese quando ha concesso nel 2012 il premio Nobel per la pace all'Unione Europea. Il suo risultato più importante, il suo successo maggiore è stata la battaglia per la pace e la riconciliazione, per la democrazia e i diritti umani. La stimata cancelliera rappresenta proprio questi principi che devono fungere d'antidoto in un mondo dove nascono con spinte pericolose i fantasmi del nazionalismo, del fondamentalismo, del razzismo, del populismo e dell'intolleranza. Non sempre le cause più giuste e non sempre le cause più umane sono le più popolari, ma sono le uniche per le quali valga la pena lottare. E lo dico questo perché io l'ho vissuto sulla mia propria pelle. In Colombia abbiamo superato, dopo un grande sforzo di dialogo, un conflitto interno armato che è durato per più di mezzo secolo e che è costato centinaia di migliaia di morti e milioni di vittime. Sebbene ancora oggi non manchino coloro che rimpiangono la guerra o che preferiscono la vendetta alla riconciliazione. Oggi, stimata cancelliera Merkel, voglio approfittare di questa occasione per ringraziare dal profondo del mio cuore, ringraziare lei per tutto l'appoggio che lei e il suo Paese hanno dato al processo di pace in Colombia e alla complessa fase di attuazione dell'accordo di pace che oggi ci vede impegnati. La lampada della pace che oggi riceve ci ricorda la più bella e la più umile richiesta che possiamo rivolgere al Creatore, che San Francesco ha riassunto nella sua preghiera. Signore, fa di noi uno strumento della tua pace. Solo questo chiediamo e solo questo desideriamo, essere strumenti di pace, di riconciliazione e di solidarietà per i nostri popoli e i popoli del mondo. Grazie. Cominciamo questo momento. Il presidente Santos ha detto che il potere va usato al servizio dei più vulnerabili, dei più deboli. I giovani in molte parti del mondo sono la parte debole della società, ma sono anche la parte forte con la forza dei loro ideali e della loro passione di vita. E quindi cominciamo. La prima domanda di Fra Joseph, è un novizio francescano conventuale di 22 anni che viene dall'Inghilterra, e la fa al presidente Santos. Presidente, you made a courageous political choice deciding to continue the peace process with FARC despite the result of the referendum.
I imagine this has also led to a loss of consensus. However, is it worth making unpopular political choices regarding and referring to one's own conscience? La risposta è sì, senz'altro. Sì, sempre. Sempre vale la pena comportarsi in modo corretto al di là di quelle che sono le soluzioni più popolari. Vale sempre la pena seguire la propria coscienza al di là di quanto pensino gli altri. Se non hai questa indicazione nella tua vita, se non ti dai un obiettivo... Io sono stato nella Marina e in Marina mi hanno insegnato a navigare. Se non hai un porto di destinazione, non importano che venti ci siano, ci sono degli uragani, magari quegli uragani ti serviranno ad arrivare al tuo porto di destinazione. Quindi è importante comportarsi sempre seguendo la propria coscienza, non importa se uno è impopolare, questa è la cosa più importante. Grazie. Fra Roberto e un altro novizio francescano. La cancelliera Merkel. Allora, volevo chiedere come può l'Unione Europea, in questo momento in cui vediamo un ritorno alle chiusure nazionali come tendenza culturale, invertire questo processo, cioè supportare una cittadinanza europea che non sia solo giuridica, ma che sia anche un'identità basata sul dialogo, e supportare quei programmi tipo Erasmus o Europe for Citizens che già vediamo, ma che forse non sono sufficienti. In primo luogo, da parte mia, voglio darvi il buongiorno. Ringrazio il Presidente Santos per le sue parole e, caro Paolo, sono felice che tu sia venuto qui oggi in questa situazione non semplice, e anch'io voglio ringraziarti per la nostra cooperazione. Non spetta a me adesso distribuire oggi pagelle, ma io voglio dire che ho lavorato veramente bene, volentieri, con te. Adesso rispondo alla domanda che mi è stata posta. I nazionalismi e il loro superamento. Noi dovremmo cercare di fare due cose al contempo: essere cittadini europei, ma anche vedere nelle nostre patrie la nostra identità. Non devono essere in contrasto, si può essere italiani e fare parte di una certa regione. E secondo me questo è anche, lo si può dire a livello europeo, essere europeo, avere però un paese di origine, un paese natio. Dobbiamo fare due cose, questo è importante: interessarci gli uni per gli altri, e i programmi da lei menzionati, Erasmus, Erasmus Plus, anche per giovani che non vanno all'università, sono molto importanti, e anche l'iniziativa del Parlamento europeo di Juncker di mettere a disposizione dei biglietti Interrail, e in modo che possano girare per l'Europa e conoscerla. Anche questa credo che sia un'ottima iniziativa. La necessità quindi consiste nel fatto di interessarsi dell'altro, essere aperti. Negli ultimi anni mi sono accorta che appunto in Germania, che durante le difficoltà dell'euro, che c'era appunto un sentimento molto diffuso. È una cosa che non dobbiamo fare, quindi dire i tedeschi sono così, gli italiani sono così, questo non dobbiamo farlo, i francesi sono così, i greci sono in questo modo. Bisogna sempre, Francesco d'Assisi ce lo dice, ce lo insegna, bisogna vedere la singola persona, e non ci sono i tedeschi, gli italiani, ci sono tedeschi pigri, non ci sono questi stereotipi, e se noi cadiamo in questo modo di pensare stereotipato, distruggiamo l'Europa. L'Europa consiste di tante persone singole con tante diverse radici, e dobbiamo prenderci sul serio a vicenda. Questa è la mia convinzione profondamente europea. Grazie. Joel Kibambe, di 25 anni, e dell'Associazione dei Giovani verso Assisi, per il Presidente Santos.
Signor Presidente, sono Joel e vengo del Congo, il sud del mondo. In una tavola di confronto come questo di oggi, con la più alta esponente dell'Europa, che rappresenta i paesi, il mondo del nord, i paesi più sviluppati, cosa chiederebbe all'Europa, alla signora Merkel che sta qui presente, per bilanciare questi due mondi? Grazie. Me pone usted en aprietos. Lei mi mette un po' le strette. Che potrei chiedere io alla cancelliera Merkel e ai paesi sviluppati di fronte alla immensa sfida che ci si pone a noi, paesi in via di sviluppo come il Congo, la Colombia e tanti altri paesi che vogliono raggiungere o partecipare a questa corsa allo sviluppo e vogliono magari mettersi allo stesso passo dei paesi più sviluppati. Io penso che direi le stesse cose che facciamo nei confronti dei più deboli all'interno dei nostri paesi, coloro che sono rimasti un po' indietro o che non riescono a stare al passo con le politiche di sviluppo. Dare delle possibilità, offrire accesso ai servizi di base, ai servizi più importanti, e parte di questo accesso ha molto a che vedere con il veicolo più reale di mobilità sociale e di progresso, che è l'educazione, l'istruzione. Se i paesi sviluppati fanno un grande sforzo o si impegnano molto per aiutare i paesi più che sono più indietro affinché abbiano questi paesi accesso ad una buona istruzione, ad una buona educazione, questo sarebbe un grande contributo per chiudere questa o per ridurre la lacuna oggi così vergognosa che separa ricchi da poveri. Grazie Presidente. La prossima domanda è di Ragad Al-Khaled, ha 11 anni, è nata nel 2007, nel 2015 con tutta la sua famiglia è andata via dal suo paese, la Siria, e attualmente frequenta Auxilium, che è una cooperativa sociale che si occupa dei richiedenti asilo. Ragad. Ciao. Ciao. Signora Presidente Angela Merkel, sono Ragad, vengo dalla Siria con mio papà, con mia famiglia. Siamo fuggiti dalla Libia perché era pericoloso. Signora Presidente, cosa può fare lei? Lei, Germania d'Europa, tante per aiutare tante persone. Cosa oggi sono la verendia. Siamo fuggiti che oggi sono nel lager, nel Libia. Non posso aiutare come noi, come fatto noi. Grazie, grazie. Vedo che parli meglio di italiano di me, non lo imparerei mai così bene. È già una cosa veramente fantastica. Poi la tua domanda è una domanda molto legittima. Cosa possiamo fare? Io prima ho detto che molto spesso non ne siamo consapevoli. Ci sono 10 milioni di persone dalla Siria che sono in fuga. Alcuni sono in Italia, altri in Germania, tanti. Tanti ancora in più in Turchia, Libano, nella Giordania. Tu hai detto che alcuni sono prima arrivati in Libia, poi sono arrivati in Italia con grandi pericoli. Noi, soprattutto il
Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, abbiamo cercato di fare tanto per la gente che si trova in Libia. Dobbiamo vedere perché non possono venire tutti da noi. Noi vogliamo anche cercare di fare in modo che la gente possa vivere in maniera ragionevole vicino a casa propria. Quello non ce ne avevamo occupati all'inizio della guerra civile, cioè che in Libano e in Giordania la gente era stata lasciata da sola, anche i governi, e quindi abbiamo cercato di fare in modo che le condizioni di vita sul posto non siano migliori, che i bambini possano di nuovo andare a scuola. Adesso lo stiamo facendo in Libia, e le organizzazioni internazionali come l'Organizzazione Internazionale per la Migrazione, l'UNHCR, che è l'associazione per i rifugiati, ci aiutano. Noi vogliamo avere accesso ai campi, lo chiediamo al governo libico, che la gente che sta peggio, che loro abbiano una possibilità legale, che non debbano pagare denaro ai trafficanti per poi mettere in pericolo la loro vita per arrivare in Italia, in modo che possano arrivare in maniera umana o vicino a casa propria, oppure da noi se sono in difficoltà. Non lo possiamo fare per tutti, però soprattutto con il lavoro di Paolo Gentiloni abbiamo raggiunto molto per avere una maggiore trasparenza. Però in Libia c'è ancora tanto da fare, perché anche la gente in Libia, anche loro sono vittime di violenza, essendoci quasi una guerra civile. Però cerchiamo appunto di raggiungere passo dopo passo dei miglioramenti. Grazie cancelliera e grazie Ragad. E la prossima domanda per il presidente Santos. Ansu Sise, 19 anni, un rifugiato del Senegal. Grazie. Signor il presidente Santos, sono un ragazzo del Senegal. Ho sperimentato nella mia pelle, nei lager libici, la violenza e l'odio. Di qui sono capaci gli uomini quando dimenticano di essere fratelli. Vorrei chiedere a lei che è riuscito con coraggio a portare la pace in Colombia. Come può nascere il perdono, la concordia tra la gente? Muchas gracias. Muchas gracias por su... Grazie per la sua domanda. Grazie mille. La pace deve cominciare da se stessi. Ognuno la deve coltivare nel proprio cuore, nel proprio animo. Colui che è in pace con se stesso può vivere in pace anche nella sua casa. Colui che non vive in pace con se stesso non vivrà in pace nella sua casa. Se la casa è in pace, allora la comunità intorno a quella casa vivranno in pace. E così, di strato in strato. Ed è qualcosa, la pace, che deve nascere all'interno di ogni persona, anche con l'esempio. L'esempio è molto importante. Nel caso della Colombia, l'esempio delle vittime. A me le vittime hanno dato una lezione di vita. Quando eravamo nella fase delle trattative per la pace, durante i negoziati, e volevamo predisporre un sistema di tribunali per raggiungere la pace con una giustizia, con una forma di giustizia diversa da quella solita, che non fosse una giustizia punitiva. E allora immaginavo che le vittime sarebbero state quelle che si sarebbero opposte a questo tipo di giustizia, e mi hanno insegnato che invece mi sbagliavo alla grande, perché sono state proprio le vittime che, dopo le loro sofferenze, dopo tanta sofferenza, sono stati loro in prima fila a promuovere un processo di pace.
e sono stati loro stessi a dirmi dobbiamo andare avanti. Mi hanno detto che non volevano che gli altri vivessero quello che loro avevano vissuto, che venisse inflitto ad altri il dolore che era stato inflitto loro. E questo è stato per me una grande lezione di vita e mi ha insegnato che sì, è possibile imparare a perdonare, è possibile imparare ad accettare le differenze e bisogna pertanto perseverare. Per quanto difficile possa essere, bisogna andare avanti, perché non vi è nulla di più nobile per una società che il raggiungere la pace. Grazie. La prossima domanda è Erika, della comunità di Sant'Egidio. Buongiorno e grazie per l'opportunità di questo incontro. La mia è una domanda molto semplice che nasce da una curiosità. Che cosa sogna la cancelliera tedesca e in particolare che cosa sogna ad occhi aperti per la nostra Europa? Grazie. Sogno che soprattutto i tanti giovani che non hanno un lavoro, quindi i tanti giovani disoccupati in Europa che vogliono però dare un contributo, che trovino un lavoro e qualcosa per dare un senso alla propria vita, per poter guadagnare, per poter fondare una famiglia, avere dei figli. Io sogno forse che noi possiamo avere, io ho studiato fisica per tanti anni da più giovane, ero molto concentrata sulle scienze naturali, ma più vivo, più sogno che di avere più sentimenti per la nostra storia. Viviamo molto fissati sul presente e chi non guarda indietro non può guardare anche in avanti. E quindi se ci si rende conto delle sfide che avevano da affrontare le generazioni precedenti, quanto era difficile allora la vita, allora sono imbarazzata, quasi mi vergogno del fatto che noi rinunciamo così facilmente. Quando è iniziata la guerra di 30 anni, 400 anni fa, allora per 7-8 anni abbiamo trattato per la pace e anche tanto si è dovuto trattare subito. Poi se adesso a Minsk non troviamo risultato, allora quasi rinunciamo, cediamo. Qui dovremmo appunto cambiare il nostro atteggiamento. Io sono praticamente molto commossa quando sono in giro, per esempio 800-700 anni fa non c'erano delle gru, non c'erano le macchine, non c'erano i macchinari, e veramente nei posti più disparati dell'Europa hanno costruito le chiese. Io mi chiedo chi ha messo pietra sopra pietra, chi ha costruito i campanili, era una cosa normale. Noi già oggi abbiamo grandi difficoltà già per raccogliere le donazioni per una chiesa. Forse guardando un po' verso il passato potremmo acquisire un po' di coraggio per il futuro. Grazie. Gal Shavit per il presidente Santos e l'associazione Rondine. Buongiorno, mi chiamo Gal, vengo da Israele e sono una studentessa a Rondine, Cittadella della Pace. Presidente Santos, buenos días y bienvenidos aquí en Italia. Buongiorno e benvenuto qui in Italia. Per me è un enorme piacere, nonché onore, essere qui con te e con tutti voi. Volevo iniziare in spagnolo soltanto Rondine è un'associazione che ospita per questo. Niente di aree di conflitto e post-conflitto di tutto il mondo. Noi siamo molto felici di per la prima volta ricevere due giovani dalla Colombia quest'anno, da luglio. Secondo me i conflitti non si risolvono solo con un accordo di pace, ma anche con un impegno attivo nella fase successiva. Qual è stato il ruolo della società civile nel processo di pace? E inoltre,
in seguito al referendum dell'ottobre 2016 è emerso un nuovo accordo che coinvolge anche la società civile. Qual è il suo ruolo in questi giorni? Muy buona pregunta. Ottima domanda. Lei ha perfettamente ragione. La pace non è semplicemente il silenzio dei fucili. Quello è un passo. Si arriva a degli accordi, si mettono a tacere le armi, però inizia poi da lì la vera costruzione della pace, che richiede tempo, molto tempo. Io faccio questo paragone. È come costruire una cattedrale, bisogna gettare delle solide fondamenta e poi costruire la cattedrale mattone dopo mattone. E la società civile deve essere coinvolta necessariamente. L'ho detto molte, molte volte, la pace, almeno nel mio paese, non appartiene al Presidente della Repubblica né al governo, ma appartiene a tutti i colombiani e tutti i colombiani devono impossessarsi della pace e contribuire alla costruzione della pace. Quando Papa Francesco è venuto in Colombia l'anno scorso durante una visita meravigliosa, forse la più bella, la migliore visita che si sia registrata nella nostra storia, lui stesso ha scritto il nome, ha dato il titolo della sua visita. Vado in Colombia per spingere i colombiani a fare il primo passo verso la riconciliazione. E in diverse occasioni ce l'ha detto. Ci ha detto che questo sforzo poteva venire, sarebbe stato possibile solo se veniva da tutti. Quindi la società civile doveva partecipare. Lei ha parlato del referendum nel mio paese. Abbiamo perso nel primo accordo. E qui c'è un esempio molto chiaro. Quando abbiamo perso il referendum con una percentuale minima, è stata una grossa sorpresa per tutti, è stata proprio la società civile, sono stati giovani come lei che sono scesi in strada, hanno riempito le strade e le piazze per chiedere a gran voce un nuovo accordo, per chiedere di andare avanti e non come si dice, non gettare la spugna e mandare alla malora tutto quel processo. Io ho ascoltato la voce della società civile, la voce dei giovani e sono andata avanti. E senza questa società civile non sarebbe stato possibile, senza la partecipazione della società civile, questa costruzione della pace che dopo 50 anni di guerra, diciamo, magari richiederà tutta un'intera generazione, forse anche due generazioni, ma deve andare avanti in modo permanente. Così, solo così si costruisce la pace. Grazie. La prossima domanda per la cancelliera Merkel. Cancelliera Merkel, in questo momento storico segnato da tensioni internazionali, nazionalismi e la lotta al terrorismo, come si realizza il processo di integrazione visto il dilagare di politiche populistiche nelle quali la dignità umana dello straniero trova sempre meno spazio? E quali sono gli strumenti di successo che l'Europa può implementare per far entrare legalmente i rifugiati? Grazie. In primo luogo vorrei dire che le cose stanno così, che c'è bisogno di persone disposte ad aiutare per l'integrazione di rifugiati. La politica può appianare la strada, fare delle leggi, bisogna poi lottare per avere la maggioranza, per approvare le leggi non è sempre semplice, ma finora abbiamo raggiunto molti risultati. Ma poi c'è bisogno della gente che aiutano le persone venute da noi. E l'integrazione non è una strada a senso unico, con
coloro che vengono da noi devono imparare diverse cose, sì, devono imparare tante cose e in la maggior parte dei casi sono disposti a farlo, però noi dobbiamo cercare di immedesimarsi in loro. Se si viene in Germania, dall'angolo prospettico di tante persone è un paese strano con regole, burocrazia, dove non si può capire come fare qualcosa, come mai non si possono fare le cose diversamente, e bisogna aiutare a capire in modo che si possono realizzare anche a livello di propria personalità, perché noi dobbiamo interpretare queste persone come arricchimento se possono rimanere da noi. Quindi la società che deve essere aperta, le società che si ripiegano in se stesse sono società che dopo un po' di tempo non hanno vissuto nel benessere. La cultura del successo è stata sempre una cultura dello scambio, certo regolato, però una cultura dell'apertura per cose diverse. Ci sono tanti esempi nella storia che i muri non hanno aiutato, che il ripiegamento in se stesso non ha aiutato. Per quello che riguarda il muro in Cina, la muraglia cinese, ci sono da anche un esempio. Anche noi in Germania abbiamo visto che siamo più felici senza muro, anche se poi ci sono problemi che vanno di pari passo con questi fenomeni. Poi parlava degli ingressi illegali. Ci saranno, accoglieremo persone, rifugiati che studiano da noi, che vogliono vivere per un certo periodo di tempo da noi, ma non possiamo risolvere i problemi dicendo, appunto stabilendo delle quote legali. Il nostro compito è invece quello di creare un futuro in Africa. Un miliardo di persone vivono in Africa, il doppio che in Unione Europea. Abbiamo parlato prima con un ragazzo del Senegal. Io mi auguro che un giorno vengano delle persone dal Senegal dicendo voglio studiare, lavorare in Germania, per poter rimanere anche illegalmente, se hanno un lavoro o se vogliono sposare qualcuno in Germania. Ma non è il futuro del Senegal questo, non è il futuro del Congo. Dobbiamo fare in modo, noi europei abbiamo veramente fatto tanti danni in Africa durante il colonialismo, adesso dobbiamo riflettere assieme, fare con voi in modo che voi possiate rimanere nel vostro paese. Il concetto del futuro non può essere quello che tanti continenti non hanno un futuro. Certo, scambio legale, ma il compito principale è fare in modo che i paesi di origine possano offrire un futuro ai propri giovani. Per esempio, lavoro, ne parlavo poc'anzi, con ottimismo verso la fondazione di una famiglia. Questo vale per noi, ma anche per l'Africa. Grazie. Un'altra domanda, Alessio Lanfaloni, Associazione dei Giovani verso Assisi. Buongiorno. Da 2 anni sto seguendo il conflitto Yemen, che è alimentato da bombe prodotte in Sardegna da una società, da una controllata della Rheinmetall Defense. E vorrei chiedere, cancelliera, se è disposta a fare un gesto concreto, ad aprire un tavolo di trattative con rappresentanti dell'industria, con rappresentanti del governo italiano e rappresentanti del governo tedesco per trovare una soluzione a questo commercio di morti. Grazie. Me ne occuperò perché la situazione nello Yemen è insopportabile, veramente insostenibile. Noi ci concentriamo al momento sulla Siria, sulla Libia, ma dobbiamo pensare anche quante persone soffrono la pace nello Yemen, 15 milioni di persone minacciate dalla fame, una situazione drammatica. Nel nuovo patto di coalizione, quindi nel patto per il governo, che è la base del nostro lavoro, abbiamo detto che
che i paesi che sono coinvolti nella guerra dello Yemen, a loro non forniremo più armi perché noi vogliamo dare la precedenza a una soluzione pacifica, e noi chiediamo che i colloqui sotto le Nazioni Unite debbano essere intensificati, visto che c'è la necessità di una soluzione politica. Guarderò il caso singolo di Rheinmetall in Sardegna, ma noi abbiamo già preso una decisione sostanziale perché consideriamo molto difficile e preoccupante questa situazione. Forse c'è spazio per un'altra domanda, chi la fa? Buongiorno a tutti, buongiorno signora cancelliera Merkel. Allora, sono molti le persone che temono questo populismo e questo nazionalismo. Sono un populismo e un nazionalismo che si sta diffondendo in Europa, in Germania ed anche in Italia. Secondo lei cosa si può fare affinché si possa trovare una risposta a questo fenomeno? Grazie. Sì, bisogna contrastare il populismo, perché il populismo si basa spesso su argomenti sbagliati dove i fatti non sono giusti e neanche in essi vengono rappresentati giustamente. Sempre quando c'è un pregiudizio, cioè ci si può chiedere, si alimenta un pregiudizio? Allora bisogna subito rifiutare un atteggiamento, un approccio di questo genere. Quindi dicevo prima che non si può parlare dei musulmani, dell'Islam, perché già questo è un approccio sbagliato che bisogna bloccare subito, perché questo non è il nostro modo di vedere le cose. Noi, soprattutto nell'era dei mezzi, mass media digitali, dobbiamo parlare di istruzione, di formazione, spiegare questi meccanismi e poi ci sono tante persone che dicono che sono coraggiose e dicono no, non è così semplice la situazione. Se si tenta di semplificare le soluzioni, allora bisogna veramente essere critici e sospettosi appunto per quello che riguarda il contrasto del populismo. Sì, si era confusa, ha parlato di comunismo perché appunto spiegava che viene da un paese ex comunista. Quindi non vi dovete far portare in tentazione, perché se il problema è complesso le situazioni non possono essere semplici. La vita purtroppo è più complessa di quanto uno creda e quindi mai cedere agli stereotipi. È facile, certe volte vedo che anch'io lo faccio. Sì, non c'è da meravigliarsi, è successo lì o là, non voglio menzionare niente di particolare. Sempre controbattere, contrastare, anche se è difficile. E poi se questo atteggiamento si rivolge ad altre persone, esprimere un invito. Tanti sono contro i rifugiati, pur non avendo mai parlato con un profugo, però nel momento in cui uno incontra queste persone che raccontano la loro vita, allora ci si accorge che sono persone normalissime con gli stessi problemi, e in questo momento scompaiono i pregiudizi. Quindi se si considera particolarmente preoccupante un gruppo, allora basta invitarlo, esortarlo, e tanti poi problemi si risolvono. Grazie, è stato un momento molto, molto sincero, le domande erano tutte molto belle. Direi due cose: una cosa che ha detto il Presidente Santos, quando c'è il mare in tempesta bisogna sapere in quale direzione andare. La Cancelliera Merkel ha detto guardiamo al passato per sfuggire alla dittatura del presente, e tutti e due hanno fatto l'esempio della cattedrale da costruire, che si costruisce pietra su pietra, e qui ad Assisi lo sanno bene, perché la missione di Francesco parte da va e ripara la mia casa, e molte case sono da riparare. Grazie Presidente Santos e grazie Angela Merkel per questa giornata. Fate passare, restate seduti. Preghiamo, si prega di rimanere seduti gentilmente. Ti preghiamo di rimanere seduti e si facciamo uscire la cancelliera Merkel e il presidente.
Sì, scusate, prego i giovani, se i giovani rimangono seduti, mentre il gruppo degli ambasciatori, gli altri che devono venire al refettorio, cortesemente mi seguano. Prego i ragazzi di rimanere seduti.